Ciao. Ciao. Ecco, allora facciamo questo video di risposta a un mese di distanza dal video dell'incontro con Aloy e Frusciante sulla critica per mettere un po' d'ordine. Ok, prima di tutto, Chi siamo? siamo Sorpresa dal tuo sempre, vista. grazie, Paolo Garabetta e Alessandro sempre blog Ammazza Caffè. Perrone, due membri della redazione di Ammazza Caffè, sono un piccolo blog che ha organizzato l'evento, per chi non l'avesse capito. Ok. Adesso mi fai venire i sensi di inferiorità e mi metto un cappello perché faccio la. Ma no! Intanto ringraziamo perché ho un mese di anche ieri, Ah. totalmente a caso, non lo sapevo. Ha fermato un ragazzo e mi ha detto che stava all'evento, questo qui proprio Questa l'ha fisicamente, fermato? dicendo che stava all'evento, che gli è piaciuto tantissimo, grazie per aver organizzato questo evento. Questa è una cosa che, cioè, noi dobbiamo ringraziare voi che ci avete dato questa Assolutamente. risposta. Perché da qui poi sono nati video di risposta, se ne ha parlato, c'è stata un sacco di interazione, che era quello che volevamo noi. Esatto. Esatto, e parlare di cinema. E parlare non di cinema, di critica cinematografica, che è ancora più, ancora meno appealing come Ancora più cosa, no? suicida. Esatto. E quindi diciamo, per iniziare, oltre che ringraziarvi, diciamo che insomma, 25.000 visualizzazioni su un video di critica cinematografica, quindi non è una recensione di Infinity War, non è niente, sono un botto, veramente un botto. E insomma, è anche un po' la risposta a quelli che credono e dicono che la critica cinematografica non esiste più, non ha più importanza, no? Quindi insomma, mi sembra buon segnale, a parte i 460 commenti al Che vuoi a momento. parte? È una cosa bella, nel senso abbiamo No, creato. tra l'altro, ho sbagliato io. Oltre ai 460 Ecco. commenti che insomma hanno animato il video. Esatto. E facciamo un punto della situazione, vediamo anche voi le idee che avete proposto, cerchiamo di portare la nostra opinione anche su alcuni frammenti del video, insomma, vediamo un po' poi cosa esce, andiamo molto a braccio, Esatto. un po' come è stato l'evento. A parte questo, dobbiamo fare una cosa un po' da YouTuber. Poi, ah, cioè? Spiace. Se non avete visto. Lo so, No, vabbè, lo so. dubito. Vabbè, ma in teoria chi è interessato a un evento del genere potenzialmente potrebbe essere interessato Ah, agli dici altri là. Ah, due certo, no, Caffè pensavo proprio. Rossellini che abbiamo fatto, il primo con Vinicio Marchioni e Francesco Montanari sull'evoluzione del cinema, sul ruolo dell'attore in particolare, era focalizzato su quello, il secondo con dei doppiatori, Doppiatori. che è sempre un argomento È inutile un po'. che vi diciamo i nomi. Andate a vedere il video, sentite le loro voci, così li riconoscete. Perché Vabbè, sennò Luca non li conoscete. Spaghetti e Polidori, anche perché il quarto. Ma questo non lo possiamo No, infatti mettere. partiamo. Allora, iniziamo da un commento, tra l'altro molto abbastanza discusso e molto votato, con molti pollicioni in su. Allora, Alessio Melosi, me lo confermi perché non leggo bene. Sì, Ok. Ci io dice, sono quello ipermetrope della coppia. io sono quello mio. Oh, Alò sarà anche un bravo uomo, ma c'ha dei gusti proprio di merda. Allora, È vero. inizia, è vero, ecco, noi siamo molto d'accordo, non è vero, ovviamente. Io direi che oltre all'opinione che possiamo dire noi, qui mettiamo anche la clip, una cosa che dice Frusciante al minuto 12, la facciamo vedere, come la mando? Con lo schiocco così, come Ok. Thanos. Che poi c'è anche Vestosa che va fatta un po' capire alla gente. Cioè non è che siccome lui ha fatto Hateful Eight per me è un capolavoro e lui è una merda. Cioè, queste cose che sono un po' assurde nel mondo. Ci sono cose molto più importanti di avere il gusto cinematografico diverso su un film. Poi lui se ne può discutere del perché a lui mi può piacere, a me mi può piacere. Quello è un altro discorso. Quindi, Ciao. insomma, Hanno qui bisogno di Frusciante dice aiuto. in modo abbastanza evidente che, appunto, non è che se una persona ha un gusto di merda, anzi, in realtà è proprio il discorso del gusto di merda che poi ha dei risvolti che non sono granché, nel senso, il gusto è gusto, non è che c'è uno meglio o peggio, così. Poi, come dice lo stesso Frusciante in alcune parti di video, ci sono alcuni film che sono oggettivamente intoccabili, belli. Sono una piccola parte in confronto alla mole, ovviamente, della roba cinematografica. Per cui questo è un commento di centro, non ha molto senso. Ce ne sono stati altri così, purtroppo. E un po' si ricollega alle polemiche che ce ne sono state sempre nel nostro video su Fuga di cervelli, l'amore di Frusciante verso Fuga di Alò, scusate, verso Fuga di, no, che poi in realtà non è un No, amore amore, no. è una, insomma, una Ma non provocazione. ha Non allora, è mi quello. sa, credo, che tecnicamente non abbia nemmeno detto che gli sia piaciuto, No. ma quell'accenno
L'accenno che ho avuto era un io ci ho trovato delle cose che non vuol dire che il film è bello, regà. Poi non No. so come l'ha trattato No, l'italiano. perché poi anche nel film più brutto ci possono essere delle cose interessanti, tipo nella trilogia di Star Wars. Lei anzi discuteva della quella che chiamavamo nuova e che adesso è l'intermediaria. È La pre-nuova. esatto, La quella che è pre-nuova. diventata prequel, insomma, le genesi di Anakin. Si discuteva del fatto che nonostante gli effetti speciali che sono il 90% del film, Esatto. C'ha qualche io spunto. a distanza di anni l'ho rivalutata, c'è qualche spunto anche sociopolitico per me interessante, poi ovviamente guardi Jar Jar e ti vuoi... Impizzare. Quindi ecco, polemica un po' inutile, non ci perdiamo altro tempo. No, Via. andiamo avanti. Dobbiamo fare un'altra cosa da blogger. Cioè? Cioè, se vogliono continuare a seguirci e a vedere eventi del genere e restare sintonizzati, la cosa che potete fare, questa è una cosa che ho sentito dai più giovani, io veramente sono 4 anni che non faccio più queste cagate, quindi se voi cliccate sulla campanella, praticamente vi arrivano le notifiche da quello che ho capito e delle prossime cose che pubblichiamo. Brizione. Ah, poi Brizione91 dice Frusciante, allora insieme chiudete l'internet. Ecco, no, tenetelo un attimo aperto, andiamo avanti. Allora, direi questo qua, Stefano. Stefano dice. Frusciante, il video parla di quanto Netflix possa essere becero nel lucrare su questioni così delicate per farsi la broma, e proprio questa mattina, a sostegno di questa tesi, leggo la notizia del nuovo docufilm targato Netflix su Tiziana Ah, Cantone. sì. Confermi? La Non l'ho sentita ragazza. Allora, questa. io la notizia Ok. l'avevo sentita, non so se è andata avanti, della ragazza che insomma girò, venne ripresa Sì, e poi si suicidò. mentre Ah, vabbè, sì, faceva vabbè. sesso, e vennero pubblicati questi video. Io poi non so sinceramente se era un video fatto apposta o semplicemente l'avessero registrata. Fatto sta che spopolato questo video. Ci furono, fu subissata da critiche, non solo da critiche, che forse è ancora più, ti ferisce ancora di più, eccetera, eccetera. Questa ragazza si suicidò e in questo momento fa riferimento alla notizia che Netflix Italia, cioè comunque Netflix, volesse produrre un film a riguardo. Che è una cosa molto interessante secondo me, perché chiaramente è un tema, quello della vicenda di Tiziana Cantone, importantissimo e attualissimo, su cui è giusto secondo me che si apra una discussione grazie a un'opera Giusto che si apra una prodotta da Netflix. discussione con l'augurio che, riaprendo la discussione, non si suicidino i genitori, No, no, è certo, no, anzi, è chiaro che l'obiettivo del docufilm di Netflix, immagino, sarà quello di sensibilizzare, diciamo, sul tema. certo, come ha riaperto le ferite ai Qui, genitori di Stefano Cucchi esatto, e alla qui sorella. Stefano, così come Federico Frusciante, critica il fatto che Netflix faccia pubblicità a se stesso tramite questi prodotti. Allora, io sono profondamente in disaccordo su questa cosa, semplicemente per il fatto che ha un problema, è un'argomentazione che ha un problema di fondo importantissimo. Cioè, se come promozione ci si riferisce al logo o allo slogan al termine dei trailer, che tra l'altro io credo sia semplicemente prossimamente o la data, non c'è scritto da nessuna parte, abbonati. No, sicuramente c'è scritto sotto da qualche parte, però. Vabbè, è ovvio, nei commenti c'è scritto abbonati due punti link. Ragazzi, è quello che fanno tutte le case di produzione, cioè nel senso, non ho capito, quando andiamo a vedere un film sulla guerra del Vietnam, i titoli iniziali, le prime cose che vedi sono i loghi delle case di produzione, quello non è che lo mettono perché ti vogliono far vedere che hanno prodotto il film, lo mettono perché gli interessa che il proprio logo sia, cioè, il logo della Universal, che è stato Dio, è fatto apposta per suscitare, no? Un'emozione, una roba Universal, la grande casa di produzione hollywoodiana. Poi, ben venga, insomma, che ci sia una persona che si abbona a Netflix per vedere sulla mia pelle. Ah, che cosa fantastica, nel senso, sono contentissimo. Poi Se una persona in più si va a vedere sulla mia pelle, una persona in più conosce meglio la storia di Stefano Cucchi, viviamo in un sistema. Ti sei spaventato? Lo so, è il capitalismo, lui è un po' marxista. Viviamo in un sistema capitalista, l'obiettivo si è acceso. L'obiettivo delle case di produzione da sempre è stato fare soldi. Non è che quando hanno fatto i film a Kubrick l'hanno fatti per beneficenza, anche lì volevano fare soldi. Poi Kubrick gliene faceva fare pochi, ma per nostra fortuna.
Ma nel senso, Netflix non fa nulla di nuovo, non è che si. E quindi non dobbiamo, secondo me, lamentarci nel fatto che Netflix metta l'abbonati sotto o dopo il trailer del film di Stefano Cucchi, perché è esattamente quello che succede da anni, da decenni al cinema. Altro piccolo appunto stupido, in Italia due cose abbiamo prodotto con Netflix. Madonna, cioè Baby, Suburra, queste cose qua. Che cazzo, se non pubblicizziamo anche queste, abbiamo finito. Allora, se il voler fare soldi di Netflix ci porta a cose come Sulla mia pelle, che vengono viste da tante persone, perché come vero non è prodotto da Netflix, ben venga. Poi, dobbiamo rovesciare il capitalismo. No, mi sembra uscire Siamo dalla camera. d'accordo, però non lo si fa in questo modo. Andiamo avanti. Allora, Game Over scrive, con 34 mi Azzeccato piace, comunque, secondo me, il nickname, così. assolutamente. Quando il Frusciante parla bisogna solo tacere ed ascoltare. Innanzitutto credo che il Frusciante non sia molto d'accordo con questa opinione, Affermazione con del questa 42. affermazione, un po' anacronistica, diciamo Esatto. così. Mi inquieta un po' il fatto che ci siano 34 mi piace, perché invece non è assolutamente così. È un incontro sulla critica e quindi pensavo fosse quasi per scontata questa roba. Dato che la critica si basa appunto sul dialogo e sulla discussione, quindi quando Frusciante parla bisogna ascoltare con attenzione e poi rispondere. Edoardo Tosoni scrive: probabilmente io sono uno dei pochi stronzi che non ha Netflix, mi sento fiero. Perché? Ma c'è la stessa valenza di Non lo chi so, mi sembra un dice. po'. Non so quando hanno cominciato a uscire i DVD o le videocassette. Io sono l'unico stronzo che non c'ha il Che videocassettatore. non usa le Che VHS, che non non sa guarda le VHS e mi VHS, sento esatto. fiero. Quindi tutti i film che non sono più al cinema non li posso Sono vedere. l'unico che non ha la TV e mi sento E mi fiero. sento Negli fiero. anni Vado 50, solo al adesso non cinema io a credo. vedere, solo al cinema. Per cui se mi devo vedere Hitchcock non lo vedo perché vado solo al cinema, mi dispiace. Se voglio vedere l'ultimo film di Orson Welles montato da Bogdanovich. E non lo posso vedere su Netflix. Invece, ben venga Netflix che fa vedere no, film, l'ultimo film di Orson Welles Ma montato da Netflix come altri, Bogdanovich. perché ormai abbiamo catalizzato su Netflix perché è Esatto. il servizio di streaming di Ma ce ne sono punta. tanti altri. Esatto. C'è Infinity, ma c'è anche Mubi, che forse spero conosciate, che è solo film d'autore. Ce ne sono altri che non ci sono ancora in Italia, spero che arrivino. Quindi, oltre ovviamente alle offerte on demand di Sky, oltre a questa roba qui. E poi non è che Netflix sia. Non vorrei che muoia, che siamo amanti di Netflix. Netflix è perfetto, c'ha delle grosse lacune. È chiaro che Assolutamente. Netflix, il modello Netflix, basandosi sul guadagno, capita che da un giorno all'altro sparisce Dottor House, oppure da un giorno all'altro sparisce Lost in Translation. Insomma, c'ha i suoi problemi, Netflix, però non è il male assoluto. Allora, Viper Vinicius 90. Questo confronto fra Frusciante e Alò mi ha dato un'ulteriore conferma del mio pensiero. Frusciante ama e capisce il cinema, Alò capisce il cinema, ma è prezzolato. Intanto iniziamo a correggere con Alò ama e capisce il cinema anche lui. Non Su questo ci siamo messi per diciamo. dire che Alò non ami il cinema, A ma parte sul fatto dell'amare, purtroppo nessuno può mettere bocca su nessun altro, ognuno ama quello che gli pare e ognuno sa quanto ama qualcosa. Su capisce il cinema, siamo su qualcosa di più soggettivo, però. Il capitalismo. Forse. Allora, dicevamo, abbiamo appurato che entrambi amino il cinema, si vede, lo si sa, c'è. Che ne capiscono, si vede, si sa, c'è, Sì, c'è, c'è. stavo dicendo che era un po' più soggettivo, ma ragazzi, basta vedere due video di Alò e due video di Frusciante per capire Ecco. che sono due che ne capiscono. Però Alò E scrive però Viper Vinicius è e prezzolato. sarebbe prezzolato. Allora, Quindi iniziamo intanto. è pagato dalle case di produzione per scrivere bene, questo è il divisione personale, per scrivere Per come bene se ne è dei parlato primi film. nel video, sì, No, uscirebbe per fuori come l'ha lui. scritto No, sulla Treccani. ok. No, perché attenzione, vorrei che. Quindi, Vabbè. insomma, è un'accusa molto forte. Che tra l'altro è mo molto forte, e noi abbiamo anche risposto più sotto dicendo che attenzione quando si dicono cose del genere perché è pesante. Facciamo ordine. Nessuno dei due parla di un film dipendentemente dal rapporto che si possa avere personale o aziendale con un individuo. Non si fa problemi nemmeno a Lo, che
che è pagato per fare questo mestiere, nel trattare bene o male un film, tant'è che spesso nascono situazioni Ma anche soprattutto, spiacevoli tra l'altro. No, tu hai trattato bene quel film, ma tu l'hai trattato male. questa cosa non esiste più, ma Non basta esiste più saperne un perché. attimo di come funziona il mondo del giornalismo oggi, e lo dice anche Alò nel video, non esistono più i critici prezzolati, perché ormai se io devo buttare 1000 euro per pagare un critico, butto 1000 euro per fare una promozione su Facebook, su Instagram, su Twitter, Twitter no, però Twitter no. no, Quindi il critico come prende molto ragazzi, cioè, meno. se faccio una... Sì, ma vale con tutte le cifre che vuoi, pure con 50 euro. L'effetto di che c'è un critico, adesso difficilmente raggiunge quello che c'è con 50 euro su Facebook. Quindi, cioè, ragazzi, su Facebook fanno le carte per promuovere film con le opinioni dei commenti. Mamma mia. Cioè, quella, Facciamo un sono cose che appello. funzionano perché lo fa un sacco di Facciamo un gente. appello. Bah, Ma evidentemente funzionano ma se li ti fanno. prego, Alessandra dice il film è Esatto. bellissimo, ma Per perché io vado cui... a vedere il film? Perché Perché Alessandro ha detto che è Alessandra ha detto, bellissimo. ragazzi, oh, Quindi quindi. questo spiega molto bene il fatto che è un'accusa insensata, proprio insensata, che non sta né in cielo né in terra, e lo conferma uno come Alò, che non vedo perché non dovrebbe confermare, nel senso, lui, ok, ma basta sapere la sua storia professionale, cioè dove lavora adesso, per capire che non è prezzolato. Per cui, anche qua, non so se puoi aggiungere qualcosa. Ma che te avanti. Amore, ti vedo per frusciante. Infinity Love. Allora, Sacanoce Sacanoce. dice: Francesco è veramente una brava persona. Sì, siamo d'accordo. Abbiamo conosciuto Anche persone. Federico E comunque, ragazzi, anche lo possiamo Federico. assicurare. No, è che, vabbè, facciamo appunto. Le persone bisogna sempre un attimino conoscerle, non ci si può solamente basare sul personaggio, che poi possa essere più simile alla realtà di altri, nel senso che di. Nel senso, Federico ribadisce spesso questa cosa che lui com'è dal vivo Cioè, secondo me è è vero. verissimo. Federico è una persona simpaticissima con cui ci puoi parlare tranquillamente. Magari in un dibattito esce fuori un po' il lato più Esatto, fumantino. ma è anche un po' la deformazione professionale, secondo me, di Federico. Cioè, lui chiaramente va i suoi video sono dei monologhi molto lunghi in cui lui parla, consigli. E non c'è nessuno ma è proprio un discorso di tempistiche, no? Cioè, lui è Di abituato, abitudine. di abitudine, appunto di formazione, è abituato a fare questi lunghi discorsi, in cui c'è solo lui, perché lui, giustamente, non è che... Però così ti si potrebbe contestare anche Francesco Ma Alò li fa molto più brevi. Lo. Anche questo è E vero. tra l'altro, Alò, e l'ho andato a vedere, se vi è andato a vedere il video del Caffè Rossellini con Benicio Marchionni e Francesco Montanari, anche lui è molto logorroico. Lo è Eddio. qui, lo è come lo è qui. Solo che qui, chiaramente, messo in confronto a Federico, Tutto è relativo. è relativo, esatto. Porca. Perché altrimenti anche gli interventi che fa Alò sono molto lunghi. Mi sono perso il cervello. Fantastico. Andiamo avanti. Albemiche scrive, come tanti altri, quindi Sì. prendiamo come spunto questo commento per chiarire questa cosa. Scrive, io stimo e seguo entrambi, con multiple, ma Frusciante nei confronti è troppo poco aperto al dialogo. Allora, proviamo un po' a rispondere noi, perché è un tema che è stato sollevato da molti. A me non sembra che Frusciante non sia aperto al dialogo, nel senso che... Altrimenti non sarebbe manco venuto da Livorno Esatto, per perché non so cosa intendete voi per mandava un video, dialogo. gli avremmo chiesto un video sulla critica, ci avrebbe mandato quelle 6 ore da sbobinare. Raga. E quindi sì, nel senso poi dipende cosa intendete voi per dialogo. Il dialogo secondo me è quello che c'è stato, è quello lì. E ci sono stati dei punti in cui c'è stato uno scontro molto forte fra Francesco e Federico. Ora c'è chi va nel dettaglio, chi andò nel dettaglio dicendo: ma Federico ha parlato 12 minuti e 36 Allora di sì, più. rispondiamo pure a questo. Specifichiamo che la durata non è direttamente proporzionale all'argomentazione, alla validità dell'argomentazione che si porta. Non è che se uno parla un minuto più di un altro, quell'argomentazione è più valida, è più corretta, è più. Si possono contestare Completo. i modi con Ah, cui. certo. Ma non si può contestare il fatto, ragazzi, non è che, cioè, veramente, non è che se sulla timeline rossa che vedete,
Frusciante, ha parlato più di allora. Poi per carità, anche noi abbiamo tentato durante il video di intervenire per spezzare un po', Più che altro perché... perché abbiamo una durata limitata e volevamo trattare più argomenti, giusto? Sì, Esatto, non per per dare ordine in censurare, realtà, esatto. tanto è vero che appunto intervengo dicendo proviamo a mettere un po' d'ordine, perché era molto... però quel mettere ordine invece l'ha fatto molto bene Francesco, Francesco, sì. perché gli interventi di Francesco sono meno lunghi, Ma più. ma molto più puntuali di quelli di Frusciante, che tocca molti argomenti fondamentali, dice la sua opinione su un sacco di cose, punti di vista interessanti. Citazione da toccata piano su 2000 Esatto. e come ha ribadito per galanteria, per educazione, Federico veniva da fuori. Francesco ha detto: io sono di Roma, posso venire qua quando mi pare, ho già fatto il primo, magari ce ne saranno altri. Diamo la Certo, c'era parola. anche quel fattore. Mi pare che abbiamo riassunto abbastanza questa. Ok. Anche questa è abbastanza sterile, andiamo avanti. Zican224 scrive: video molto interessante, l'unica pecca è che finisce. Grazie. Allora, Gunitfornar. Gunitfornar solleva un punto interessante. Dice: io sono un fedelissimo di Frusciante, devo ammettere che nei video che si vede veramente tanto la differenza nel video si vede veramente tanto la differenza di formazione fra lui e Alò. Ha toccato. Aspetta, apro parentesi, fra lui e Dalò, allora. No, perché Alò ha Esatto. questa controparte, questo black side, di cui non conosciamo l'identità. Viene chiamato un po' Dalò, il 50% delle persone lo chiama Dalò. Chissà Allora, perché. potrei capire se tipo per strada lo incontri, te sbagli, lapsus, eccetera, ma c'è il titolo È abbastanza evidente. il titolo del video, tipo 2 cm sopra, e si chiama Francesco Alò. Allora, Gritformer dice: Frusciante ha toccato 35 argomenti tutti insieme. Se l'avesse fatto in un suo video da solo, non mi avrebbe dato fastidio. Una volta che è Dalò a renderlo esplicito, mi sono accorto della differenza. Detto ciò, bel confronto. Ringraziamo per il bel confronto. Anche se forse era di Grazie, dirlo sai, esatto, grazie, ma mai ben per uguale. Allora, lui solleva una cosa interessante. Frusciante, non c'è molto di Frusciante, ci sono molti video di Frusciante su YouTube anche con altre persone, però non sì. era forse, non era mai emersa questa sua, un video in cui mettesse veramente in luce il suo modo di confrontarsi con gli altri, e magari lo stesso Frusciante, nonostante abbia insomma una videoteca, magari non, era un po' la situazione nuova, chiamala così, non lo Ma so. no, secondo me no, ne ho visti veramente tanti di confronti Con Frusciante un con altro Mattia critico, Ferrari, sì, ma Frusciante con Marra, Frusciante con. però diciamo che Alò è un po' è un critico diverso dagli ultimi due che hai citato, Sì. che ha diciamo, un altro modo di approcciarsi, e forse non si è mai trovato in questa situazione. È lo stesso Alò, ovviamente, o forse Alò un po' di più, sì, perché Alò frequentando magari un po' di Beh, più lui il. sì, ha fatto tanti panel, tante presentazioni, tanti dibattiti, quindi. E quindi è bene che anche qui sia emerso questo modo, secondo me, di confrontarsi. Poi a Gritformer dà un po' fastidio, sono modi, opinioni, insomma, quello le lasciamo a voi. Allora, Albrecht. Albrecht, la decadenza culturale in cui viviamo è sotto gli occhi di tutti, è evidente in qualsiasi arte. No. No, cioè, è un discorso vecchio come il mondo, no, non funziona così, anche perché per giudicare il momento artistico di un'epoca, di una cosa, serve tempo. Scommetto che la stessa cosa dicevano negli anni 90, adesso Ma negli anni consideriamo gli anni '90, '90 di ma Pulp chissà, agli anni Fiction. di Omero, agli anni di Dante, agli anni di Esatto. Manzoni, quanta merda usciva e dicevano: non c'è No, un cazzo. lo stesso Dante nella Divina Commedia, in alcuni punti, dice molto esplicitamente. Viviamo in un periodo così, poi invece il 1200 è insomma, considerato fondativo per la nostra arte. Allora, effimero pensa, a quanto pare no, a me non frega, ho Madonna, capito, però se dopo scrivi, cattiveria. no, non è cattiveria, lo scrive lui, Vabbè. a me non frega un cazzo della critica. Io, se devo guardare un film, seguo Oltre ad essere Frusciante. un ossimoro, È che quello che stavo Frusciante dicendo, che cazzo fa pensi? Segui critica. Frusciante a prescindere, prima cosa. Non sto dicendo che sia un bene o un male, sto dicendo.
Oddio, è un male, nel senso che sia frusciante il soggetto, il completo soggetto, sì, che sia un bene o un male. È seguire a prescindere, nel senso, a parte che nemmeno frusciante sarebbe d'accordo, ma poi Sì. viaggia un po' sulla stessa linea del commento. Quando parla, quando Frusciante parla, detto, devono stare zitti. Esatto. Quando Frusciante parla, bisogna ascoltare e basta. Allora, Lì diventa tifoseria, che è una cosa che non fa mai il critico, bene. cioè lui che ha studiato comunque, che ha passione di cinema e che riesce a, perché il critico è un mestiere come un altro, cioè bisogna essere portati per saperlo fare, riesce a leggere in un film quello che altri non riescono a leggere, ma non che non possono leggere, serve proprio a questo, a far salire in superficie qualcosa che qualcun altro, qualche altro, anche appassionato di cinema, non riesce a leggere, ma invece lo può leggere se qualcuno lo indirizza, glielo fa, glielo mostra. Poi quello che emerge, uno può dire: non mi piace, mi piace, però l'ha fatto emergere il critico. Di conseguenza, se seguire solo Frusciante vuol dire prendere un film e scoprire di quel film quello che dice Frusciante, un sacco di cose, ma vuol dire anche perdersi altre cose che tira fuori altra gente su cui magari uno non può essere d'accordo, ma non è che bisogna essere per forza d'accordo. No, Cioè, ma il problema è che così facendo non arrivi a quel punto in cui non puoi essere d'accordo con qualcos'altro, perché tu segui solamente una linea. Trovo fondamentale invece, forse ancora più importante della cosa che ti piace, seguire le cose che non piaci, cioè, e questo in generale, proprio, questo non in solo nel generale, cinema. però se dovessi seguire solo Frusciante, o se lo segui così, insomma, pedissequamente, uno non va al cinema a vedere Infinity War. Ora, per dire io che Infinity War è una merda al cinema, come in TV, eccetera, lo devo andare a vedere al cinema. Lo sono andato a vedere al cinema, Poi quindi posso dire che Infinity War, deve andare, Infinity War è una merda. Ma se tu segui una sola linea, non puoi mai trovare. è chiaro che lo scopo della critica è anche quello A parte che secondo me non di trovi un gusto. Come fai a capire il tuo gusto se non sai cosa non ti piace? poi aspetta, perché poi lo scopo della critica è anche quello di io ho 300 film fra cui scegliere, ne posso scegliere 250, 200. Qualcosa lo devo tirare via, per cui ascolto. Però magari, cioè, quando io decido di non vedere un film, non fermiamoci all'opinione di un critico o di una persona. Vediamo, no, cioè, Si può droppare, ma ragazzi, si può siamo vedere in mille umani. modi. Cioè, non so se andare a vedere Infinity War. Allora, vado a vedere che ne dice Frusciante, vado a vedere cosa c'è scritto su IMDb anche, il voto su IMDb, vado a vedere quello che c'è scritto. No, perché anche lì, cioè, IMDb è un metodo di vota. paragone. Sì, ma è un metodo di paragone. Vado a vedere quello che c'è scritto su MyMovies, vado a vedere quello che dice Alò, mi faccio un'idea, capisco se c'è qualcosa sotto, perché il critico appunto diceva ma non serve a quello, a vedere se c'è qualcosa sotto nel film, e capisco se quel qualcosa che c'è sotto mi interessa o no. Per cui sono incuriosito nell'andare a vedere e capire il messaggio, che poi se quel Se ti messaggio non mi interessa piace. l'argomento cinematografico, Ma in realtà questa cosa della critica è utile a tutti, in realtà. comunque. Se io voglio andare a divertirmi al cinema, lo fanno anche gli appassionati di cinema, in realtà. Tu ti diverti quando vai al cinema ogni tanto. Meno degli altri, Perché meno degli però lo altri? fanno. Cioè, mi diverto molto più. Beh, mi diverto meno degli altri laddove sono disturbato dagli altri. Insomma, la critica è utile anche a chi non è super appassionato quando decide cosa Anzi, andare a secondo me vedere. soprattutto. Nel Esatto. senso, io sono dell'idea che più ci si fa una cultura cinematografica, più si sviluppa un pensiero cinematografico, meno hai bisogno del critico, nel senso che sei meno influenzabile. Infatti, le prime cose che fai quando non sai un cazzo di un argomento è andartene a informare. È andartene a informare. Teoricamente, Vabbè, ultimamente un po' io, nel senso, sì, io e secondo me come bisognerebbe bisognerebbe fare così. fare è questo metodo qua, ovvero cercare chi ha studiato, chi ne capisce e chi lo comprende, chi lo può e lo sa spiegare, e agire di conseguenza. Ah, questo dice che è così, andiamo a vedere questo film. Ah, è vero, sì, mi trovo d'accordo, eccetera, eccetera. Quindi magari capisco che posso essere in linea col pensiero. Poi capisco che in altri contesti, in altre occasioni non sono d'accordo, e capisco che invece sono d'accordo con quell'altro, eccetera, eccetera. Poi, ragazzi, il pensiero cambia con gli anni, eh. Io adesso sono completamente in disaccordo magari con persone che seguivo anni fa senza fare nomi, ma perché semplicemente cambia il tuo modo di approcciarti Ma alla materia. senza quella persona non saresti arrivato alla, cioè Certo. il gusto si forma anche
su chi poi il gusto non si può formare da solo, è possibile. Io prima di formare un gusto dovevo leggere libri, parlare con persone. E soprattutto è una cosa che non si forma mai, cioè si evolve. Sì. Evolve, per cui non è che a un certo punto dice, vabbè, so, non mi serve più, allora che facciamo? Da una parte il pallocchino borghese con i soldi di papà, non ne la faccio, sennò mi viene veramente la rabbia, letteralmente la malattia rabbia. Allora, lo posso provare a riassumere. Gabriele Gagliardi dice, allora pienamente ragione sul cinema inteso come luogo, si andava a pescopà. Carmelo Bene parlava del cinema come rifugio un peccatore, un luogo caldo a riparo da sguardi indiscreti. C'era una coltre di fumo, dice, insomma, i cinema diversi anni fa non erano tutto sto gran posto dove assaporare l'arte cinematografica, nel senso che molte volte le bobine erano danneggiate, insomma il prodotto che si andava a vedere era molto diverso da quello uscito dalla sala di montaggio di un regista, molto più diverso rispetto a quello che posso vedere io oggi quando lo metto in TV. Se io immagino da vedere un film degli anni, non fa il paragone con la TV, posso concordare sul fatto che la visione stessa a livello tecnico, che se ne parli come la fedeltà proprio tecnologica, della visione di un film rispetto a come è stato pensato il regista, quindi sì, come esce dalla sala di montaggio eccetera, è ovviamente più fedele, ma per l'evoluzione della tecnologia e quindi per un fatto di risoluzione eccetera eccetera, quello che vuoi, non concordo sul lato esperienza, perché io vado un po' in contrapposizione a quello che dici te e continuo a pensare che l'esperienza cinematografica, la visione cinematografica in sala, è comunque un'altra esperienza rispetto a vederlo sul DVD a casa. Sì, sì, no, ma assolutamente è un'altra esperienza, però il divario, non bisogna specificare all'epoca, perché è una specificazione inutile, nel senso che io il gabinetto del dottor Caligari, sì, okay, ora lui fa questa cosa, però il gabinetto del dottor Caligari io difficilmente lo riesco a recuperare al cinema, quindi me lo devo vedere a casa, non ho alternative, posso comprare il Blu-ray se c'è, il DVD, quindi lo devo vedere a casa, non ho alternative, ma questo non significa che io non possa apprezzare al meglio quello, il messaggio che porta, il messaggio sia tecnico che di trama, ovviamente. Facciamo una distinzione: in un'opera d'arte generalmente magari questa cosa, indipendentemente dallo schermo, dal dispositivo, dal supporto con il quale viene visualizzata, è una cosa che ti arriva lo stesso, non può cambiare. Sì, ragazzi, sono immagini, sono su 2 metri o su 20 centimetri, sì, cambia però l'altra parte del l'altra componente di fondamentale di un'arte, cioè lo stile, come realizzata, eccetera eccetera. Nel video Frusciante paragona il quadro, okay. Apriamo l'argomento. Nel video Frusciante paragona il quadro, sono in parte d'accordo, nel senso che lo posso vedere, lo posso studiare, ne posso capire il contesto, cazzo, Van Gogh lo stanno ormai, è totalmente sputtanato. Io posso capire Van Gogh, posso capire la sua vita, il contesto, l'ambientazione, la sua vita, cosa ha messo nel quadro, eccetera eccetera, anche guardandolo su internet. Non posso capire su internet la parte stilistica, la parte, lo spessore della pennellata, la rabbia, l'emozione, eccetera eccetera. Questo parallelismo è riportato al cinema, dove stilisticamente, se io guardo sul telefono Roma, se io guardo sul telefono Suspiria di Guadagnino, la metà del film la perdo non nel messaggio, la perdo nell'opera cinematografica, nell'opera d'arte, perché non posso vedere tecnicamente determinate cose che posso vedere solo al cinema. O, per estensione, ma qui entriamo troppo nel personale, non posso vivere io quello che ho vissuto al cinema guardando Suspiria di Guadagnino, quel mal di pancia, quello stare male, è una cosa che mi avrebbe potuto fare solamente la sala, proprio solo la sala me l'avrebbe potuto fare, è una cosa che a casa, con il riflesso sul televisore, il traffico, i lavori di sotto, tua madre che cucina, tuo fratello che bestemmia davanti all'Xbox,
un determinato contesto, non mi guardare. È vero che al cinema ci sta gente che urla, eccetera, eccetera, anche quando siamo andati a vedere Sospiri di Guadagnino. C'era magari chi parlava, chi stava al telefono. Quella è una forma di non rispetto che si può contestare, ma non è che dipenda dall'esperienza cinematografica, dipende dal fatto che c'è gente cafona. E quindi tu dici: scusate, potete evitare di parlare? Scusi, può spegnere il telefono con cui stai illuminando mezza sala? I più permalosi se ne vanno e quindi da lì ne trai un bene. I meno permalosi chiudono il telefono, mettono la tasca, eccetera, eccetera. Dove voglio arrivare? Posso criticare dell'esperienza cinematografica quando mi si viene mossa una critica alla sala, il fatto che la cattiva manutenzione, il fatto che il proiettore faccia Sporco. cacare, la luce del proiettore sia. La lampadina sia scarica, che sia storto, che ci sia una linea al centro del proiettore, che la sala non è norma, quindi non è insonorizzata, invece di avere le porte, c'ha delle tende con cui io sento il karaoke del bar a fianco. Parlo per esperienze personali, il karaoke del locale a fianco, le sedie messe troppo sullo stesso piano, quindi c'è le persone davanti, una serie di cose, quelle cose le posso accettare come contestazione dell'esperienza della sala. Non posso accettare come critica alla sala, ma la gente chiacchiera. Perché quella non è una critica alla sala, quella è una critica alle persone che sono maleducate. Io sono in parte in disaccordo con lui, perché non credo che ci sia questa enorme differenza fra sala cinematografica e casa cinema e casa TV. Parliamo della stessa arte, non c'è divisione, sono immagini messe una dopo l'altra molto velocemente, 24, 25. Fisse che si riproducono, io le guardo, mi rispecchio in quello che succede, mi emoziona il cinema. Vado al cinema, c'ho lo schermo più, c'ho la cosa più grossa, c'ho il faccione più grosso, c'ho l'audio che dovrebbe essere migliore, mentre quando vado a casa ce l'ho un po' più piccolo, anche se in realtà magari in proporzione neanche troppo, dipende come lo guardo, vabbè. L'audio dipende da quello che c'è da casa, se uno lo sente con delle buone cuffie oppure con un buon impianto. Ormai gli impianti home cinema non costano neanche moltissimo, Non lo so, io non ce l'ho, quindi non per posso. cui non parliamo avanti. Tra l'altro, non tutte le sale hanno il 5.1, purtroppo, sono anzi, forse sono in minoranza quelle che ce l'hanno. Di conseguenza, parliamo della stessa arte, e quindi quando mi si viene a dire che un film portato a casa viene snaturato di qualcosa, si perde qualcosa, sono d'accordo, ma fino a un certo punto, perché non sono due arti diverse, cinema e serie TV. Ti è piaciuto il collegamento? Aspetta, aspetta, mo lo completo. Per cui, quando non sto prendendo un'arte trasportata da un'altra parte, non è come dire il quadro dal vivo e il quadro sul digitale. Non è così. Cioè, non è trasportato. Si perde molto meno. Si perde molto, ma molto, ma molto, molto, molto di meno rispetto. Quindi il paragone col quadro è forzatissimo ed esageratissimo, perché lì è proprio una questione di tridimensionalità. Di esperienza, di punto di vista. Il punto di vista non cambia quando io lo porto dal cinema alla cosa, perché comunque c'è un'immagine davanti che è in due dimensioni. Ok. Posso averla più grande, quindi può colpirmi di più. Posso averla con un audio migliore, quindi mi arriva più forte. Ok. Però No, è lo stesso tipo di no, arte. ti critico il fatto di L'arte, l'arte naturalmente. si compone di regole, ok? Cioè, come in pittura ci sono delle regole, c'è la Ok, prospettiva, ma quello ci c'è il stavo tipo di arrivando. pennellata, c'è. Ok, ti faccio l'esempio tu dici la bidimensionalità, dipende, cioè non cambia il punto di vista nel senso di dove è posizionata la macchina, ma la bidimensionalità cinema è un concetto un po' relativo, nel senso che tra i linguaggi, tra le tecniche cinematografiche, ti faccio l'esempio della messa a fuoco.
mettendo a fuoco un soggetto rispetto a un altro, tu stai già usando un linguaggio che ti suggerisce e ti comunica delle cose, cioè spostati da qua a là, la tua attenzione non è più questa ma quella. Sì. Il soggetto, ok. E questo cambia quando le proporzioni cambiano. Quando le proporzioni cambiano, tu sul però cellulare... Però anche quando cambia la risoluzione che mi insegni, perché... Se io ho un, un 2K trasmesso su uno schermo di 20 metri, la profondità di la profondità dell'immagine è minore di un 2K trasmesso su un 55 pollici. Quindi, paradossalmente, quello che voleva farmi vedere il regista è più preciso sulla TV più piccola. No, è una questione di pixel, perché se tu provi a vedere un TV 4K o un 8K, c'è più profondità perché i contorni sono più definiti, quindi le immagini sono su dei piani più sono più separati, sono più precisi. Di conseguenza, tutto più definito. Porto l'immagine, la slardo, è tutto più definito. Ma vabbè, ma questo non sto dicendo, non confondendo, non dico la difformazione. No, ma è proprio tutto più definito. È come per definizione cosa intendi? È come quando tu registri, guardi quello che stai registrando con la camera. Lo vedi su 7 pollici di diagonale. E ti sembra tutto a fuoco. Poi metti sul computer è fuori fuoco. Perché è meno preciso. È di nuovo un paragone fallace. Nel senso che è chiaro che non sto facendo così. Sto parlando di cose messe a fuoco bene. Per cui il gioco che dici tu, no? Dello spostamento della messa a fuoco, del farmi vedere più cose, è più preciso. Paradossalmente è più preciso quando lo vado a riprodurre su una risoluzione maggiore, no? Perché tra l'altro i registi vorrebbero che i propri film siano sempre trasmessi con una qualità, viene sempre proiettato in una qualità almeno in 4K, perché giustamente quando lo slargo così. Ma poi per le proporzioni, ma qual è la dimensione giusta? No, perché io ho visto film in lo stesso film lo puoi vedere in un cinema che c'ha uno schermo di 10 metri in diagonale e su un cinema che c'è uno schermo di 30 metri in diagonale. Cioè parliamo di una differenza tre volte, cioè se io il 10 metri lo diminuisco di tre volte arrivo quasi alla TV, cioè la differenza è quasi la stessa. Qual è la proporzione giusta? Io, il regista, per quale dimensione lo fa? Perché dei Hateful Eight io l'ho visto a Cinecittà, enorme, ma c'è chi me l'ha visto dei Hateful Eight in allora, un cinema tu l'hai visto, allora, io anche l'ho visto in 70 mm, poi è giusto il vai. Anch'io l'ho visto in 70 mm su uno schermone della Madonna a Cinecittà, anch'io, e l'ho visto poi a casa. E quante differenze tra chi l'ha visto in un cinema più piccolo? Quanta differenza rispetto a chi l'ha visto in un cinema più piccolo, dico? Cioè, io credo c'è differenza! Enorme! E cazzo! E figurati di vederlo su... E quindi, come funziona? Più grosso e meglio è? Perché a quel punto è finita, nel senso qui bisognerebbe chiudere la metà dei cinema... Cioè, ma soprattutto magari no! Matteo, stiamo facendo il video, che c'è? Il video, Paolo. Capito, ma quello che ti dico io... non c'è un giusto e sbagliato, ma... vabbè, mo, dai, su. Ma non è di cazzate, sto sparando. Mi pentirò molto di aver fatto questo video. Stai girando? Sì. Più bello, più brutto... cioè, più grande è meglio è. No, anche perché poi chi mi rende qual è la grandezza giusta? Perché magari è troppo grande, devo spostare la testa. E non... Poi la posizione, e quale fila? La prima, no? Perché la prima è impossibile, devo mettermi in mezzo. Però mo posso andare sempre in mezzo al cinema, se arrivo tardi mi devo mettere prima. Vabbè, mo questa è una provocazione, è ovvio, è una provocazione. Era però per provare a spiegare perché secondo me tutta questa... differenza enorme non c'è, parliamo della stessa arte e quando la sposto da un supporto all'altro il cambiamento è minimo e soprattutto non mi permette, cioè non mi fa perdere il grosso, mi arriva e il grosso è l'importante, perché poi con tutte le variabili che ci sono al cinema così è, perché l'importante è che arrivi il grosso, perché poi se vado a un cinema e lo vedo di merda va a finire che qualche caso lo vedo meglio a casa, in altri casi lo vedo meglio al cinema e peggio a casa. Quelle sono variabili. Però il grosso arriva. Ho fatto tutto il video in ciabatte io. Sì. No, dai, sì. Palle. Larrock, giusto? Larrock. Scrive. Ha ragione Frusciante. Il video De Caro e il critico educano e accrescono la cultura dell'appassionato. Netflix fa l'esatto contrario.
appiattisce tutto perché dà al pubblico quello che vuole senza fargli fare alcuno sforzo per cercare qualcosina in più. Prima che tu intervenga, perché so come la pensi. Della parte che il bibliotecario e il critico educano ne abbiamo già parlato abbondantemente. Sì. Sull'appiattimento del gusto di Netflix d'origine a lui, laddove Netflix come criterio valutativo prima mi paretti delle stelline, sì, che è già più ampio, sono 5, del pollice su, pollice giù. Quindi già il fatto che mi venga consigliata una cosa in base a pollice su, pollice giù, non è esistente. Non l'ha detto quella cosa. No, non ha completamente senso. Anche perché io la maggior parte mi vedo 93, a parte non mi è mai successo 70, 80, cioè sempre 97, a me è successo tipo 50, 60 ed erano tipo roba di Nanni Moretti che mi piace un botto. Capito? Capito? Come cazzo? Ma poi quello sì, cioè lì è semplicemente un filtro in base magari al genere, eccetera. Non mi puoi filtrare in base al genere. Attraverso il genere poi ci stanno cose fatte bene e cose fatte male. Io ogni volta che mi dà 98%, ti potrebbe piacere roba che mi fa cagare, e al contrario. Perché poi chi sa, magari tendono a pompare i prodotti che vogliono pompare. A parte. Per quello andate da Dalò e Frusciante e da tutti gli altri. E da tutti gli altri che secondo voi possono darvi una mano. Sul fatto invece di senza fargli fare alcuno sforzo per cercare qualcosa in più, ma quale sforzo dobbiamo fare, credo io? Nel senso che se io voglio vedermi una cosa un po' più. Ma poi perché Netflix fa fare uno sforzo? Dà tutto al pubblico quello che vuole senza fargli fare alcuno sforzo per cercare qualcosa. Cioè, che in sforzo più. Netflix non deve fare nessuno sforzo. Netflix è un contenitore, come in videoteca c'è il contenitore e c'è roba di merda e roba più bella. Con la differenza che mi puoi dire in videoteca c'hai il videotecario che ti può consigliare, boh, magari il proprio Frusciante ti consiglia bene, però magari c'è il videotecario a cui invece fuga di cervelli, questo è un altro discorso ancora. Però voglio dire, il ruolo di Netflix non è quello di fare da critico, ma è quello di fare da biblioteca. Non appiattisce poi perché il contenuto è vario, cioè puoi trovare la commercialata, la merdata, tipo Netflix, Elite, cioè, tipo La Casa di Carte, eccetera eccetera. Come puoi trovare appunto i grandi classici c'è la Fonte del Porto, non so se c'è ancora Fonte del Porto di c'è la Sottiglia Rossa. Poi voi che non pensi sempre il cazzo con Tarantino, c'è Tarantino, c'è Scorsese, ci stanno anche quelli un po' più pop tra gli autoriali, per cui c'è che bello se uno va a vedere un film minore, meno artistico di un film Tarantino, poi subito dopo Netflix gli consiglia Pulp Fiction, lui guarda Pulp Fiction e ti è piaciuto Pulp Fiction e scopre Tarantino. Posso, bellissimo, facendo proprio uno sforzo io verso il commento, perché non so poi se intendesse questo, si può criticare il fatto che magari Netflix pubblicizzi solo le sue cose peggiori. La Casa di Carte, Hit, Baby, tutte queste cose qua. Ma quello vale pure con le case di produzione. Vale pure con le case di produzione. Uno cerca di spingere il prodotto che sa che potrebbe andare di più tra il pubblico, perché poi gli permette di fare dei flop producendo cose che sono più rischiose. Esatto. Ed è la stessa identica cosa che fa Netflix con i suoi prodotti, soprattutto con i suoi prodotti, ma anche con quello che distribuisce. Allungo un attimo quello che hai detto te, che magari si è perso. E riporto l'esempio che tanto si è fatto di Zalo in Italia. Se Valsecchi, Medusa, non avessero prodotto e incassato milioni, non avessero fatto decine di milioni, non avessero fatto i migliori incassi della storia con Zalone, e quindi promuovi a stecca Zalone, non avrebbe mai potuto produrre il film di Pills. Perché pompando un botto, pompando tantissimo le cose commerciali, ti puoi permettere con il guadagno di rischiare e fallire la maggior parte delle volte con prodotti più di nicchia. Se promuovessi solo prodotti di nicchia e nessuno ovviamente li andasse a vedere, crolla senza La Casa di Carta, anzi no, mettiamo una produzione senza Stranger Things, forse Netflix non avrebbe prodotto Maniac. Senza La Casa di Carta non avrebbe distribuito Elite.
senza la casa di carta non avrebbe distribuito la roba come The End of the Fucking World, magari, che non era così scontato che avesse successo. E senza il successo di The End of the Fucking World probabilmente Sex Education non sarebbe riuscito, perché è uguale. Per cui intanto Netflix appunto non educa, non c'ha, è un distributore, è un produttore, nessuno pretende che Netflix educhi. Per quello appunto ci sono i critici. Netflix mette a disposizione la sua libreria, perché i suoi prodotti, perché vuole che la gente si abboni e che vuole che Netflix faccia soldi. Netflix vuole che se stesso faccia soldi, ovviamente. E poi sta a noi, cioè sta a noi andare a scegliere le nostre cose. E da questo punto di vista Netflix ha un po' salvato un modello che stava morendo, cioè quel modello sala più distribuzione fisica, che è andato in crisi quando 10-15 anni fa è uscito internet, no, è uscito internet, quando 10-15 anni fa si è diffuso internet, è diventato facile scaricare i film e quindi rischiavamo veramente di mettere in ginocchio un'industria. E poi ragazzi, qui parliamo, facciamo i figli dei registi, ma c'è gente che ci lavora sta roba. Per cui, se non fosse esistito Netflix e tutti gli altri servizi streaming che sarebbero usciti prima o poi, è inevitabile, sono leggi del mercato, il modello cinema sala più distribuzione DVD Blu-ray non avrebbe campato, non sarebbe esistito. Netflix ha risposto a questa domanda, l'ha fatto nel suo modo, più o meno condivisibile, però ha salvato un po' le sorti del cinema, che altrimenti probabilmente sarebbe naufragato dentro, perché non ci sarebbero stati più soldi per produrre film, perché la gente scaricava tutto da internet e pace. In questo modo è chiaro, si guadagna meno rispetto a quanto si guadagnava in passato, però non è che possiamo pretendere di bloccare lo sviluppo mondiale perché il cinema, anzi, più che salvato, Netflix sta evolvendo l'arte cinematografica. In peggio o in meglio non ci interessa a te, nel senso, l'evoluzione non è qualcosa che uno si mette a dire ma si sta evolvendo in peggio, la devo fermare. No, non la fermi, puoi provare ad aggiustarla, come noi possiamo provare ad andare su Netflix, ascoltare Lo è frusciante e vedere i film su Netflix che loro ci consigliano. Ma comunque, ripartendo dalle basi del commento, Netflix non deve consigliare, educare. Cioè, esatto. Te non è che vai in biblioteca e trovi i suoi libri o le sue sezioni e il pollice suo 70% le può piacere Joyce. No, raga, andiamo avanti. Questo Netflix lo fa, lo fa perché lo deve fare per motivi economici, anche perché in questo modo lui tenta di far vedere più cose ai propri clienti e quindi ma anche uno specchietto per le allora. Ma ragazzi, vorranno fare. Netflix non è né il male minore né la soluzione a tutti i mali, né il male, scusate, maggiore né la soluzione a tutti i mali. Per cui bisogna saperlo utilizzare, bisogna saperlo sfruttare per quella grande possibilità che offre, e cioè Netflix, così come appunto prodotti come Mubi, cioè quello di portare in luce robe che magari sarebbero sparite dalla circolazione, però bisogna anche saper capire che non, per togliere quella parte invece più commerciale, più meno artistica, che c'è ovunque, così come c'era nelle case di produzione tanti anni fa. Andiamo avanti. Roma, aspetta, altra cosa di Netflix. Mo se mi sto lanciando un po' in questa flippia di difesa di Netflix, però siccome lo attaccano tutti qua, io stesso sono molto critico su Netflix. Ma un film come The Irishman, cioè quello che sta facendo adesso Martin Scorsese, potrebbe che non sarebbe mai stato fatto. No. B, non sarebbe stato fatto come lo sta facendo adesso, perché dare 100 milioni a uno come Martin Scorsese non è una roba scontata per le case di produzione attualmente, e dargli libertà. E a me il solo fatto che Netflix abbia permesso a Martin Scorsese di fare The Irishman mi giustifica la sua esistenza. Non so come, non so se sei d'accordo su questa cosa. Sì. Sono d'accordo, poi bisogna anche analizzare cose che noi, poveri stupidi, che non siamo del settore, non possiamo capire, nel senso, regà, c'è un discorso di contratti, c'è un discorso di ho quasi 80 anni,
voglio fare sto film, non me lo produce nessuno, ma lui sì. C'è un discorso Certo. di... Normalmente un film di 90 minuti ha un tot di scene, non di più, per una questione di linguaggio, di ritmo, eccetera. Scorsese l'ha superato, non il triplo, non il quadruplo, cioè ha superato le centinaia di scene, Perché poi Netflix è che a livello figo. produttivo, a livello produttivo, è un'ammazzata che non si possono permettere le produzioni oggi, Cioè. perché per riprenderci poi 100 milioni di budget, ce ne devi fare 200-300 milioni, che Perché Netflix sa è una che garanzia che oggi quando non ti puoi permetterci. Netflix sa che quando esce la notizia che Martin Scorsese ha girato centinaia di scene, è tutta pubblicità. È tutta pubblicità perché i suoi abbonati vanno su internet, il suo target è quelli che vanno su internet, per cui se si crea hype su internet, per me va bene. Per le case di produzione questo non vale. Perché se io ho prodotto un film, esce la notizia che nel senso quasi non mi interessa se non mi dà pubblicità. Invece Netflix, essendo organico, no? Alla rete, al web, ne trae più vantaggio. Roma di Cuarón. Ma Roma di Cuarón, un film di 2 ore e 40, due Qualcosa, ore e se qualcosa. non mi ricordo. Se fosse stato distribuito nei cinema, avremmo dovuto aspettare febbraio, perché è uno di quei papabili per gli Oscar, quindi avrebbe dovuto. Se qualcuno se l'avesse preso un distributore normale, non l'avrebbe fatto uscire quando sarebbe uscito quando è uscito negli Stati Uniti, Infatti, facendo. vedrai che se vince qualcosa all'Oscar lo Tra riproiettano l'altro, altrove. Roma è ancora in giro, eh? Pochi cinema purtroppo, ma è ancora in giro. Quindi A sarebbe uscito a febbraio. B, se non avesse vinto, se non vince nulla agli Oscar, Roma, ma dove, cioè, dove l'avrebbero distribuito? Siamo così sicuri che Roma sarebbe stato distribuito in più di 50 sale? Un film in bianco e nero con ispirazioni neorealiste sul Messico, sulla storia della famiglia, cioè, ma poi soprattutto un leone d'oro, no? I leoni d'oro degli ultimi 10 anni, a parte il penultimo, che è stata la forma dell'acqua, L'ultimo. Ma lui no, era morto. no, quello prima è stata la forma Ah, dell'acqua, cioè l'ultimo precedente a questa il edizione, sì. penultimo, a parte la forma dell'acqua, che è stata un'eccezione a Venezia. Tutti gli altri, ma voi ve li ricordate? Ma non erano distribuiti. Quello precedente alla forma dell'acqua, di Love Diaz, mi sa che non è stato proprio distribuito in Italia. Cioè, il Leone d'Oro vinto a Venezia non è distribuito in Italia. E forse Roma è di Cuarón, quindi sarebbe stato distribuito. Ma sicuramente al 100% l'avrebbe visto meno gente. E questo è su un piano superiore di come lo vedo. Capitalismo. Ma è davvero sto ciabatte? Ma si vedono tutte? No, non serve. Cioè, forse sì, una certa esce, messa a casa tua, sti cazzi. L'ultima suggestione Già mi arriva. becco un sacco di insulti, poi. Ne Ciabatte. becchiamo entrambi, non fa niente. L'ultima suggestione arriva da. Non so se è stato sottolineato tra i commenti. Sì, c'è un Poco però, commento meno. meno. Mi spiace perché in Vero. realtà è uno dei punti più importanti di questo dibattito, ovvero se veramente si vuole salvare la sala e come si salva. Un commento sottolinea la faccia di Frusciante sul finale è da incorniciare, non mi ricordo. In relazione a cosa? In relazione al discorso finale che Francesco Lo ha fatto su il ruolo della sala, su come salvarla perché nelle condizioni in cui adesso. Non è Non sicuramente, cambiava, non è sicuramente salvabile dal punto anche di vista. se è una roba un po' complessa, perché se come sala intendiamo il numero di biglietti venduti, No, manutenzione ed esperienza in sala, ok, che ne abbiamo già no. Però parlato. penso il salvataggio della sala penso si riferisca proprio alla gente che va al cinema, cioè Francesco dice la gente già ci fa di meno in Italia perché abbiamo avuto una flessione in Italia, ma non negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti invece c'è stato un aumento negli ultimi Ci anni, va di meno perché in relazione a, ma non nel c'era rapporto bisogno perché domanda-offerta la gente preferisce preferisce staccare e con dice Netflix. anche, esatto, anche tra i commenti è uscita fuori questa cosa, dice io vivo un'esperienza migliore a casa rispetto alla sala.
perché però in sala bla 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 minoranza, è una minoranza, però c'è anche questo, la maggior parte perché gli pesa il culo, la maggior parte perché gli pesa il culo. E quindi qual è la risposta, mm-hmm, qual è la proposta di Francesco Lò per far tornare la sala più appetibile, sì, più sexy, dice lui, aggiungere delle cose alla sala. Le cose che Francesco dice di aggiungere alla sala possono essere innanzitutto migliorarla dal punto di vista estetico, investirci, ristrutturarle, farle a norma, porca troia, non è possibile che io sento il karaoke a fianco, questa cosa non può succedere, appunto perché è uno dei quei luoghi dove io vado e pretendo di vivere un'esperienza a 360 gradi. Aggiungendo un dibattito prima o dopo il film, adesso vanno un sacco di moda queste cose che viene il regista, viene lo sceneggiatore, eccetera eccetera, per i saluti, anche queste cose vanno tantissimo, al pubblico fa piacere incontrare, cioè, chi è protagonista del film, dare qualcosa, dare qualcosa, parlarne prima, parlarne dopo, cosa c'è dietro il film. Infatti vanno tantissimo gli eventi che Bethesda, per esempio, allora, con Bethesda organizzano a Milano, no? Sì. All'Arcadia, perché innanzitutto è un cinema come Cristo comanda, secondo fanno incontri con i registi, si sviscera come è nato il film, eccetera eccetera. Non devono essere per forza cose di mezz'ora, se no poi un programma in più va al cinema, ma dare un plus, far per sentire cui, la fisicità, far sentire la fisicità, dare qualcosa per cui una persona che non è più interessata ad andare in sala, cioè, cazzo, non mi va di vederlo, non mi va di vederlo a casa. Io se vado in sala c'ho quella cosa lì. Anche se un recente studio dice che in realtà quelli che stanno più tempo in streaming sul computer sono anche quelli che vanno più spesso in sala. È uno studio fatto da... Che si può riassumere, però abbi pazienza, in... Cioè, è gente che ne vuole fruire tanto. Sì. Io come voglio fruire tanto, ma proprio in generale del prodotto cinematografico e televisivo, aspetta, fammi concludere, nel senso, è ovvio che se me voglio vedere Wells non lo posso vedere su al cinema, e quindi lo devo vedere per forza a casa, però come guardo tanto Wells, guardo anche tanto cinema, nel senso che ci stanno cose nuove che posso vedere solo al cinema, cose vecchie che posso vedere solo là, per cui io voglio vedere tante cose in generale, guardo comunque, sì, tante cose. Secondo me Netflix o Infinity o Amazon Prime, RaiPlay, cioè, no, sempre Netflix. Non tolgono pubblico al cinema. E tra l'altro, questo è abbastanza evidente negli Stati Uniti, in cui Netflix è ormai una roba già molto radicata, più che da noi, perché c'è da più anni, e i biglietti al cinema non diminuiscono, aumentano. Quindi sono proprio due cose scollegate. Boh, veramente, io ci trovo veramente poco di collegato, anche perché sulla mia pelle ha incassato più di tanti film usciti solo al cinema, per cui il mondo ideale è quello in cui un regista che ha un'idea che si sviluppa in 1 ora e mezzo la fa al cinema, e se c'ha un'idea che la sviluppa in 10 ore la fa, capisce che non si può fare al cinema, cambia le regole, le mette su quelle dello schermo più piccolo e la riproduce lì. Non è, il cambiare le regole non è che ti impedisce di farlo. E a chi muove la critica e non ci stanno i soldi per ristrutturare le sale, perché la gente non va al cinema, senza fare l'esempio, senza fare i nomi, di una catena, sì, dove in teoria ci avrebbe pure i soldi, dove noi andiamo spesso, ha ristrutturato quando? Poi, l'anno scorso, un anno e mezzo fa. Quindi i soldi per ristrutturare ce li ha avuti. Che cazzo ci voleva invece di mettere le tende, le porte? No, veramente, non sì, cioè, può sembrare stronzata. E i pannelli teli con i bordi srotondati. No, perché poi l'immagine è srotondata pure lei, quindi capite che... Quindi... Non so il problema. Cioè, bisognerebbe che un cinema innanzitutto lo tenesse qualcuno a cui frega cazzo di quello che va sullo schermo. Io, se fossi proprietario di un cinema, non potrei sopportare che la gente mi esce dalla sala
avendo ascoltato. Quando andammo a vedere Call Me By Your Name, prima ho fatto questo esempio, lo ripeto. Era tipo la mia terza visione. Era un sabato. A parte le scene in cui c'era la musica, Psychedelic First, ok, si sente la musica. Ma nel resto del film, tutta la sera, a sentire il karaoke del locale a fianco, tutta la sera a sentire tanti auguri, manco a mezzanotte, erano pure le 10:30. Sì, Ma è mai comunque. possibile una cosa del genere? Che cazzo ci vado a fare al cinema? E lì do ragione a chi dice, ma non ci si può più andare. Dobbiamo Proprio aggiungere delle cose alla sala, con il letteralmente. critico magari che fa l'introduzione, il dibattito alla fine, che è una cosa che piace moltissimo, il dibattito alla fine con magari i registi se sono italiani, creare un sistema più di e la sala deve essere bella, la sala deve essere bella, A deve essere norma. comoda, deve essere a norma, ma deve essere molto accattivante. Sì, secondo te, Alon un po' suggerisce quello, però ovviamente in versione aggiornata 2018. Oh, È poi chiaro. è un suggerimento che viene da una persona. Che cazzo? Non vogliamo che la sala muoia? Facciamo altre proposte, se non vi piace quella di Alò. Ma Inventiamoci non faccio, ma qualcosa. Però, facciamo proposte. siccome siamo Non in Italia, distruggiamo solamente. tendiamo semplicemente a... No, quello no. E quindi? Che facciamo? Niente. Esatto. La cosa che è sicura, secondo me, è che per nostra gioia, per gioia di Frusciante, e anche il mio canale che non c'è più, il cinema, l'arte cinema, le immagini che si muovono una dopo l'altra e che ci fanno emozionare, non muore. Non morirà fra 10 anni, non morirà fra 20, né fra 30, né fra 40. Cambierà. Questo è fuori discussione. Proprio come guardare un film oggi al cinema o in TV è diverso come rispetto a guardarlo 50 anni fa, che era diverso rispetto a guardarlo 50 anni prima. Basta, si è fatta l'una, si è fatta. No, ringraziamo chi ha visto il video, chi ha intenzione di continuare a parlarne, chi ne ha parlato, chi ci ha ringraziato dell'evento. Noi in realtà l'abbiamo solamente messo insieme. E volevamo, ci tenevamo solamente, siccome conosciamo entrambe le persone, a chiarire determinati punti che magari potessero essere stati E anche per fraintesi. mettere un po' più in risalto alcune cose dette da voi. Esatto. Questo. Continuiamo a parlarne. Sì, e direi che questa è la prova che il cinema è vivo e che la critica è viva, altrimenti cose del genere non sarebbero viste da così tante persone e commentate da così tante persone. E vorremmo che magari i commenti fossero un po' meno criticoni a prescindere, un po' meno da tifoseria, con un po' meno di io preferisco lui, io preferisco lui. Ce ne sono di argomentati. Ce ne sono di argomentati, ci fa E piacere. non li abbiamo potuti leggere perché sono molto lunghi. Adesso stiamo pensando a un modo per Poi mettere spesso alcuni commenti insieme sì, anche tutto più proposte, loro. meno non meno critiche. Io adoro la critica. Ci abbiamo E fatto. su questo non ci sono La dubbi. critica è fondamentale per me, ma alla critica Bisogna deve anche proporre. seguire, esatto, una proposta. Vabbè. Dai, abbiamo perso tutti gli Sì, iscritti. e la dignità Così. soprattutto. Allora, Mr. Wim Michels, Michaels, Michaels. Michaels, non lo so. Alò, un corrotto. Frusciante, un puro. Parlo di anima. Ringraziamo. Ringraziamo per il commento. Grazie a tutti.